Salve a tutti e buon giovedì. Eccoci con le prime anticipazioni di Un altro domani, la nuova telenovela che ci farà compagnia da lunedì 6 giugno su Canale 5 dalle 14:45 in poi. Scopriamo cosa succederà nelle prime puntate. Dopo aver ascoltato le anticipazioni e perché no, anche dopo aver visto le puntate la prossima settimana, fatemi sapere che cosa ne pensate. Secondo me questa serie TV è molto carina e piacevole. Bene, detto questo, iniziamo. Nella prima puntata facciamo la conoscenza di Julia, una ragazza che vive a Madrid, dove lavora e sta per sposarsi. Julia svolge una vita abbastanza normale, anche se il suo lavoro è un pochino stressante e il suo futuro sposo non è proprio l'uomo dei suoi sogni. Un giorno però accade qualcosa che stravolge tutto. In ufficio trova una lettera indirizzata a lei. Nella missiva c'è scritto che ha ricevuto in eredità una casa in un paese non lontanissimo da Madrid che apparteneva a Carlos, il suo vero padre. Dinanzi a questo scritto, Julia resta a bocca aperta perché non sapeva dell'esistenza di Carlos. Lei, infatti, è cresciuta con Oscar, il marito di sua madre Nadia, ed è sempre stata convinta che fosse lui il suo padre biologico. A darle conferma di tutto è proprio poi Nadia, ma non è finita qui. In serata, durante una cena, Julia scopre che il suo futuro marito, Sergio, ha preso una decisione senza interpellarla. Subito dopo le nozze, si trasferiranno in Canada. La ragazza non prende bene la notizia. Per questo decide di staccare un po' e si reca nel paese di suo padre con l'obiettivo di vedere la casa che le ha lasciato. Lì fa la conoscenza di Elena, una vecchia ma giovane amica di Carlos, e poi ha l'opportunità di vedere la dimora. L'abitazione in realtà apparteneva alla madre di suo padre, e cioè a sua nonna Carmen. Girando un po' per le stanze, Julia trova una serie di libri nascosti, tra cui c'è un diario che scrisse proprio sua nonna in gioventù. E quando le pagine del diario si aprono, noi facciamo la conoscenza di Carmen, una giovane donna esistita tantissimi anni fa, che visse per un po' della sua vita in Africa. In quella meravigliosa terra, Carmen conobbe l'amore negli occhi di Kiros, uno dei servi di suo padre Francisco, ma purtroppo la sua permanenza lì si interruppe in modo brusco perché lei uccise un ragazzo che si chiamava Victor e che era figlio di un uomo altrettanto ricchissimo. Carmen, che inoltre era incinta, dovette lasciare l'Africa e tornare in Spagna per salvarsi da una probabile pena di morte. Insomma, la storia di questo personaggio è davvero accattivante. Julia legge con passione il diario scritto da sua nonna. Carmen racconta del suo arrivo in Africa insieme alla sua tata Agustina e di come quella terra subito la conquistò. Come del resto la conquistò Kiros, il giovane autista che andò a prenderla al suo arrivo per portarla da suo padre. Suo padre, Francisco, era un uomo ricco, possedeva una fabbrica e tanti schiavi che, ahimè, maltrattava. L'uomo era felice di rivedere sua figlia, ma aveva paura che questa scoprisse il suo segreto. Nonostante avesse moglie e figli in Spagna, Francisco in Africa era legato a Patricia, un'altra donna. E questo, ovviamente, Carmen non lo sapeva. Mentre conosce meglio sua nonna, tramite le pagine del diario, Julia cerca delle foto di suo padre e di Carmen, che però non trova. Elena le spiega che Carlos non amava farsi fotografare. Intanto sua madre Nadia e il suo fidanzato Sergio, tramite un macabro stratagemma, tentano di farla tornare a Madrid, ma non ci riescono. Carmen era una ragazza curiosa, aveva voglia di conoscere meglio il nuovo paese in cui si trovava, e ciò però l'aveva spinta a commettere alcuni errori che avevano scatenato l'ira di suo padre. Ad esempio, una volta uscì di casa senza avvertire nessuno.
Francisco, però, sotto consiglio di Patrizia, decise di organizzare una festa per presentare sua figlia alla società. Ma prima di partecipare a questa festa, dove poi conobbe Victor, Carmen prese parte ad una festa indigena, dove si avvicinò ancora di più al giovane Quiros. Come Carmen, anche Julia è una ragazza curiosa. Lei però vuole avere altre informazioni di suo padre e decide di chiederle alla persona sbagliata, sua madre. Nadia, infatti, le racconta falsità. Le dice che sì, suo padre sapeva della sua esistenza, ma che non aveva voluto prendersi cura di lei per fattori economici. Per questo fu Oscar a crescerla come un padre. Julia, nel sentire ciò, decide di tornare a Madrid, ma è Elena a fermarla e a dirle che sua madre l'ha ingannata. Inoltre, la donna le svela che se non esistono foto di suo padre e di sua nonna è perché fu Carlos stesso a distruggerle dopo la morte di Carmen. È il giorno prima delle sue nozze e Julia, che è rimasta nella casa di sua nonna, decide di festeggiare. Indossa il suo abito da sposa e beve qualche bicchiere di vino di troppo. Qualcuno bussa alla porta della sua abitazione. È Tirso, il giovane proprietario della locanda, barra affittacamere, del paese. I due si sono conosciuti il giorno in cui Julia è arrivata nel paese di suo padre. Tirso e Julia passano un po' di tempo insieme e quasi arrivano a darsi un bacio. Julia però è ubriaca. Tirso così la sistema nel suo letto e va via. È chiaro però che tra i due ragazzi è scattato qualcosa, proprio come accadde tanto tempo fa tra Carmen e Quiros. E qui facciamo un passo indietro. Tra le pagine del diario si torna a parlare della festa organizzata per la presentazione di Carmen alla società. Durante la serata però accade qualcosa che diede scandalo. Carmen aiutò una serva in difficoltà mettendosi contro suo padre e scatenando in lui una fortissima rabbia. Il giorno seguente Carmen decise di cercare un chiarimento con suo padre, ma quando si recò da lui fece la brusca scoperta, perché lo vide tra le braccia di Patrizia. Francisco provò a parlarle, ma Carmen andò su tutte le furie e decise addirittura di tornare in Spagna. L'incontro con gli occhi di Quiros, però, quasi le fece cambiare idea. Il diario per ora si chiude e noi torniamo da Julia, nei tempi nostri. È arrivato il giorno del suo matrimonio. Elena e tutti i vecchi compaesani di Carlos non vedono l'ora di vederla vestita da sposa. Tutti tranne uno, Tirso. Lui non ne sembra proprio contento. Julia è indecisa, ma proprio poco prima di recarsi in chiesa si ricorda quello che è successo la sera precedente, l'avvicinamento pericoloso con Tirso, il quasi bacio che stava per scambiarsi con lui. Per questo motivo Julia rimette tutto in discussione e decide di non sposarsi più con Sergio. Ciò naturalmente scatena l'ira di Nadia.